Eccoci qua, siamo tutti qui riuniti il 22 marzo 2012 a discutere di un saggio di metodologia compositiva degli interni in questo bellissimo luogo che è appunto l'ovale dell'Università di Architettura Bovisa. La bellezza di una dozzina di menti, giovani menti architettoniche del primo anno di Scienze dell'Architettura, si sono ritrovate per disquisire intorno al saggio sulla metodologia compositiva degli interni, scritto appunto da Inaki Avalos, Il buon abitare. Nel primo capitolo del buon abitare viene analizzato il rapporto fra il superuomo del filosofo Nietzsche e l'architettura, cioè la casa a tre parti di Mies van der Rohe. Questa particolare casa ha al suo interno degli spazi studiati apposta per la contemplazione, in quanto l'uomo, muovendosi nella casa, può trovare dei luoghi, dei punti in cui fare dei ragionamenti sia nelle parti interne sia nei tre pati esterni. Sì, infatti la casa a tre pati è progettata non per una famiglia che noi definiremmo tipo, ma per un solo individuo che vive contemplando la natura. Vi è infatti presente un albero che scandisce il passare del tempo con le stagioni. Stop. Sì, il secondo capitolo di Il buon abitare di Avalos Inaki parla di questa casa vista come un rifugio da una società definita banale. Infatti non è più importante la disposizione interna, i locali che ci sono nell'abitazione, ma il perimetro della casa appunto come distacco, come barriera dal resto del mondo. Inoltre c'è da aggiungere anche la figura del capofamiglia, che ha una funzione alienante rispetto a quelli che sono gli interni della casa. Quindi si va a creare un'alienazione, oltre che con l'esterno, causata dai muri perimetrali dell'abitazione, anche all'interno, in quanto l'individuo, soggezionato dal capofamiglia, non può creare degli spazi propri e privati. Per non parlare dell'effetto che ha il proprietario sull'abitazione, che ha quindi un effetto di ponte, di tramite tra la vecchia generazione e i futuri figli, quindi un effetto ponte, possiamo dire. Sì. Nel film Mon Oncle di Jacques Tati è presente una chiarissima dicotomia. Chiarissima. Infatti, nel film abbiamo due esempi di abitazioni, due esempi di famiglie completamente agli antipodi. Da una parte abbiamo la famiglia Harpel e la loro casa moderna, Le Corbusieriana, tutta in acciaio e vetro, meccanica, impersonale. Chi non l'ha capito si parla del terzo capitolo. Dall'altra abbiamo la casa confusionaria, fenomenologica, dello zio Hulot. Lo zio Hulot che alla fine diventerà un forte simbolo di riferimento da parte del giovane figlio della famiglia Harpel, che si rivedrà in maniera profonda all'interno degli ideali fenomenologici dello zio, tanto che il figlio non riuscirà più a riconoscersi all'interno della falsa felicità ostentata all'interno degli luoghi privati, ovvero i salotti utilizzati all'interno dell'abitazione positivista per ostentare quella che era una bellezza e un equilibrio familiare interno. In questo quarto capitolo parliamo dell'unione ideologica di tutte quelle che sono e che sono state le case vacanza di Picasso. Quindi andiamo a creare una casa fenomenologica che comprenda dentro di sé tutte le caratteristiche che avevano le sue case vacanza. Sì, la casa fenomenologica è una casa abbastanza disordinata, vissuta in maniera anarchica, con molti oggetti che portano alla
che ricordano il passato a chi la vive e chi trascorre nel tempo in essa. Con la visione di un bambino, giusto? Come la visione del fanciullino di Pasqua. E tu, Maro, cosa ne pensi? Io non ho il diritto di parola. Nel capitolo di Warhol possiamo vedere dove, che una buona architettura è quando da una questione, da un'architettura che è tipo industriale, si è riuscito a trasformare questi spazi in un'architettura del vivere. E del, non più il concetto del metro quadro, ma del concetto del metro cubo. E quindi l'architetto deve pensare una buona struttura dove si dovrebbe formare un qualcosa anche in futuro, cioè nel senso che lo spazio deve essere trasformabile, deve essere sempre un buon, una buona architettura. In case come quelle di One Week, di Peter Eisenman o di Frank Gehry, che si vede che questa nuova tipologia di casa manca di alternative e si sviluppa come pura critica, come pura decostruzione. Qui si introduce il concetto poi del parassita della grande città, quello di Rem Koolhaas nel suo Delirious New York, di cui ci vuole parlare il nostro esperto Pigone. Non ho letto il libro, però, cioè no, quello di Rem Koolhaas, però male. Questa cosa del parassita, l'architettura cioè non è nomade, è una cosa fissa, statica. Una persona abita nelle sue case e c'è la mania del possedere, mentre un parassita, un nomade, non possiede oggetti. E questa cosa bisognerebbe studiarla meglio.